Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, bentornata Rosy Braidotti, filosofa dell'Università di Utrecht in Olanda. Buonasera Beppe Severnini, editorialista del Corriere della Sera, collegato stasera con noi dagli Stati Uniti. Parleremo quindi anche delle midterm elections. Laura Tecce, buonasera, bentornata, giornalista. Ciao Alessandro De Angelis, vicedirettore di Huffington Post. Allora, sui migranti, Giorgia Meloni ribadisce e rincara la dose, rivendicando la linea dura della destra. E intanto in America una destra radicale come quella trumpiana avanza ma non sfonda. Subito dopo la pubblicità. Allora, Beppe Severnini, dopo parleremo anche delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti, però intanto ti chiedo di Giorgia Meloni, che ha ribadito il pugno di ferro sulla questione dei migranti, rivendicando anche la sua linea come un grande successo e poco fa uno dei più stretti collaboratori, nonché sottosegretario Fazzolari, ha detto che ci vuole buon senso ma che ci vuole anche il ripristino della legalità per quanto riguarda le regole di ingaggio delle navi, delle organizzazioni, delle ONG, delle organizzazioni umanitarie. Diciamo che però sia Francia che Unione Europea hanno redarguito Giorgia Meloni e il suo governo sul pugno di ferro contro i migranti. Quindi ti chiedo, questa stretta sull'immigrazione a chi conviene davvero? Perché forse all'Italia in questo momento difficile converrebbe una linea più morbida? Io sono distante, però ho seguito quello che è accaduto e a me sembra la reazione in questi casi, mi sembra come davanti a una diga, si aprono grandi crepe in una diga e uno si presenta con un tappo e dice: ecco, io ho il tappo. E tutti i governi di destra tentano di fare, di usare il tappo. Il problema è che si sta aprendo una diga e quindi forse bisognerebbe usare delle cose più lunghe, scegliere dei programmi più lungimiranti. Però per venire al punto, io ho letto, a me sembra che il diritto internazionale, è chiaro, nel momento in cui hai delle navi in acque italiane, mi sembra che le norme siano abbastanza chiare. È anche vero che questo non succede solo in Italia, permettimi una cosa, americana, sai quanti dal Messico, quanti arresti di migranti ci sono stati solo nel mese di settembre? 227.000 in un mese. Qual è la differenza? Che tra il Messico e gli Stati Uniti non c'è il mare, quindi al di là delle politiche americane di Trump o di Biden, non abbiamo il tempo adesso, quindi è un problema pur nella sua enormità, perché il confine è lungo, più gestibile. Noi abbiamo il mare, quindi quando hai sulle navi delle donne, dei bambini, degli uomini stremati al freddo col mare mosso, è veramente difficile cercare di dire li spediamo di qua, li mandiamo di là, le norme di questo. La sinistra dall'altro canto non può neanche cavarsela dicendo: allora accogliamo tutti, perché se veramente accogliessimo tutti non ne arrivano, certo, 200, 300, 400, ne arrivano 10.000 al giorno. Allora io sono stupefatto che tutti sono capaci a dire quello che non vogliono fare: noi non li accogliamo, eccetera, eccetera, noi non dobbiamo, ma nessuno ha ancora detto cosa dobbiamo fare, abbia una proposta concreta, nessuno, né il governo di prima, nel governo di adesso. Qui ce le hanno le proposte, a me non piacciono, però almeno discutono su cosa fare, noi sempre su cosa non fare.
Allora, Alessandro De Angelis, è vero che la parte più difficile, no, è quella di governare un fenomeno così complesso come quello dell'immigrazione, ma quando Giorgia Meloni rivendica il pugno di ferro contro l'immigrazione illegale e il suo, uno dei più stretti collaboratori, nonché sottosegretario Fazzolari, dice che l'Italia chiede solo il ripristino della legalità sulle ONG, perché un conto sono i salvataggi occasionali, un altro è fare la spola. Non ha anche ragione? No, ha torto su tutta la linea. Allora, questa linea del governo è una linea, lasciamelo dire, francamente da pizzicagnoli di vite umane. Ben sintetizzata dall'infelice espressione del ministro dell'interno che ha parlato, a proposito di vite umane, di carico residuale, come se la disperazione di questi poveri cristi si misurasse in chili, e quindi 20 chili di disperazione li lasciamo sulla nave, 30 li facciamo scendere, qualcuno nel frattempo si butta dalle navi e hai l'obbligo del soccorso. Non è una linea di governo dell'immigrazione. Due questioni telegrafiche. Primo, viene gestita come un'emergenza una cosa che un'emergenza non è. Numero degli sbarchi totali da quando la Draghi ha passato la campanella alla Meloni a Palazzo Chigi, 9.000. E a fronte di 9.000 che sono stati accolti senza problemi, c'è questa sceneggiata su poche centinaia di poveri cristi che è evidente che devono essere accolti per ragioni umanitarie. Secondo, manca totalmente una politica in Europa. Perché? Perché sin da quando il governo Conte 1 con Salvini, per fare un regalo ai paesi di Visegrad, cioè ai tanti Salvini e Meloni in Europa, rese volontaria la ricollocazione che allora era obbligatoria, i tanti Salvini e Meloni in Europa, a partire dai paesi, dicono ai Salvini e Meloni italiani: affari vostri, noi ce ne freghiamo. E gli altri paesi che hanno il problema dei Salvini e delle Meloni in casa, vedi la dichiarazione oggi della portavoce di Le Pen, dicono affari vostri, il che rende complicato per i paesi europei, democratici, diciamo, accoglierli perché perdono pezzi di opinione pubblica. Oh, allora il sovranismo è il primo ostacolo ai problemi che esso pone. Questo è il punto, l'assenza di una totale politica a livello nazionale e a livello europeo di governo del problema. Allora, Laura Tecce, ti chiedo naturalmente se sei d'accordo o in disaccordo con Alessandro De Angelis, e ricordo che la Francia ha definito inaccettabile la linea del governo italiano. Ora, siccome abbiamo effettivamente con l'Unione Europea tutta una serie di temi da discutere, ridiscutere, certo, delicatissimi, soprattutto quelli economici, allora ci conviene alzare il livello del conflitto anche con l'Europa? E è più a uso interno questo pugno di ferro contro i migranti della Meloni? No, io credo che sia a uso europeo invece, più che interno. Gli italiani sanno che ci sarà il pugno duro, la Meloni non deve dimostrare, neanche Salvini, che la lotta all'immigrazione clandestina, posso aggiungere il termine clandestina, e è un punto fermo del programma di qualsiasi destra al governo, sia essa salviniana o in questo caso meloniana, alleati, insomma. Io credo che sia un messaggio proprio all'Europa. Vedi, lì la Francia ha un problema forse anche più grave del nostro sull'immigrazione, infatti è un tema caldissimo. Ne accolgono sicuramente di più. Sì, però il ministro Darmanin, il ministro dell'interno, l'omologo di Piantedosi, ha usato anche lui dei termini, il termine pugno duro, soprattutto dopo il gravissimo atto, la bambina Lola che è stata massacrata da un'immigrata, anche l'opinione pubblica francese non è molto, come dire, accondiscendente con l'immigrazione. Quel caso lì di cronaca, sì, nera orribile, sai che diciamo, ci sono, è pieno, sai, però, di ombre, quando, non lo sappiamo, so, però sai che dettagli. Quando ci sono dei casi di cronaca legati a degli immigrati, i giornali o comunque l'opposizione, certo, in questo caso al governo Macron, ma tendono ad enfatizzarlo. Io non voglio esprimermi su questo, nel senso, anch'io credo che il singolo episodio non possa poi essere generalizzato, però ti ripeto, anche io penso che sia un segnale all'Europa, perché il problema non è, come li definisce il collega Alessandro De Angelis, questi poveri cristi. Il problema è strutturale, e chiudo, l'immigrazione, esatto, un conto è l'immigrazione congiunturale, quindi Ucraina adesso, i profughi veri, Siria 2015, un conto è l'immigrazione strutturale, che anche il Papa l'ha definita così, che non è, insomma,
Papa è infatti Papa, il problema è strutturale, sì, però finché non si mette un argine, come diceva Severminini, purtroppo tutta l'Africa in Italia o in Europa, no, in Europa non ci sta, tutto il Pakistan. Però diciamo non anche ci sta. A onore del vero, quando Meloni che nessuno parla vuole, di... allora no, anche questo chiariamolo, no? Siccome abbiamo avuto al governo il centro-sinistra, il centro-destra in con Italia. Con Minniti che faceva quello che Minniti, faceva Salvini. Che diciamo è stato non contestato è dalle sinistre. No, no, Minniti faceva una politica completamente diversa. Completamente diversa. Ma sicuramente aveva una linea duro, non porte aperte a tutti. Rapido che devo dare la parola a Unirifero non vuole dire niente, proprio perché il problema è strutturale, va governato, proprio perché il problema è strutturale, va governato in maniera strutturale. E visto che hai citato Minniti, io ricordo che nel giugno del 2017 numeri arrivavano in tre giorni 13.500 migranti, un'emergenza vera, quella di oggi è ridicola, e non fu chiuso un solo porto, e durante la gestione Minniti furono fatti 22.000 rimpatri assistiti. Ma allora eravamo in Africa, noi eravamo nel Sahara, il governo Gentiloni, infatti, dove adesso... Il ripristino della missione Sofia, che noi è proprio questo. Eravamo in Africa, eravamo in Africa dove adesso ci sono i contractor della Wagner. Eravamo in Tripolitania dove c'erano i turchi. Lo sai anche tu che il problema è la Libia. Infatti serve una politica che non c'è. Ci sono le chiacchiere. Ci sono le chiacchiere. Anche ricordare un altro dettaglio, che tutto questo pugno duro, alla fine... anche in questi casi di questi ultimi giorni, sono sbarcati tutti i migranti. Ecco, professoressa Braidotti, siccome Giorgia Meloni oggi ai suoi parlamentari ha detto che ha trovato bizzarra la scelta dei medici di far sbarcare tutti i migranti dalle navi ONG, dichiarandoli fragili sulla base di possibili rischi psicologici. Cosa c'è di bizzarro? Ma c'è soprattutto di bizzarro la reazione del nostro Presidente del Consiglio, che mi sembra veramente preoccupante. Non solo non ha alcuna empatia per i sofferenti deboli e vulnerabili, ma contesta anche le autorità sanitarie, contesta il giudizio dei nostri alleati francesi, contesta un po' tutto. Io penso che questi slittamenti però di pensiero, di parole, vanno un attimo messi sotto controllo. Diceva Laura Tecce, sappiamo tutti che la destra significa il pugno duro, ma lo sappiamo veramente? Cioè, il mandato elettorale è questo? Tormentare la gente, mangalenare gli studenti, per questo che abbiamo votato? Qui ci sono degli slittamenti semantici che mi preoccupano assai. Per esempio, dire è bizzarro, ma spiega perché? È bizzarro perché non sei d'accordo, è questa la natura bizzarra? E la Meloni non dà mai argomenti per giustificare le sue posizioni, emette sentenze con grande prepotenza e con grande ignoranza, perché insomma sapranno meglio le autorità sanitarie cosa fare. Rapidamente, c'è un precedente con i disordini alimentari, con altri disordini psicologici, qualche tempo fa aveva parlato di devianza addirittura, omosessualità non parliamone neanche. C'è una criminalizzazione dei deboli e dei fragili che non corrisponde alla mia visione, alla mia esperienza del mio paese. Noi italiani non siamo fatti così. Esiste nel paese una maggioranza, l'ha detto benissimo ieri sera la Dandini, di gente che condivide invece il valore di solidarietà, di accoglienza, di cura. E la destra che non tiene conto di questo non merita di governare questo paese. Allora, intanto sono state vinte delle elezioni con un 60% di italiani che sono andati a votare. Giorgia Meloni ha preso il 25% più o meno. Con la legge elettorale, con questa coalizione di centrodestra, più destra, destra che centro, insomma hanno avuto la maggioranza dei seggi. Quindi no, questo ricordiamolo sempre, però appunto le percentuali sono queste. In base agli ultimi sondaggi, peraltro, il partito di Giorgia Meloni è quasi al 30%. Quindi Beppe Severnini, siccome la Meloni ha detto che l'Italia non è più la Repubblica delle banane che tanto piace alla sinistra, ma l'Italia è stata una Repubblica delle banane? Tu, siccome adesso sei negli Stati Uniti... Repubblica delle banane, cosa vorrebbe, traduciamo, perché qualche volta usiamo delle espressioni senza ragionarci, erano le repubbliche
centroamericane, immagino, in cui c'era un golpe ogni 5 minuti, in cui erano totalmente inaffidabili, penso che venga da lì l'espressione. Ecco, noi non siamo mai stati questa cosa qua. Ma io vedo che agli uomini e alle donne di governo capita spesso di rifugiarsi in queste frasi pensando che poi li portino dei vantaggi. Io so che, ma l'hai anticipato tu, Lili, fra poco parleremo di cosa è successo, una cosa molto importante che è successa in America ieri con queste elezioni. E una delle lezioni è che questi slogan non servono niente, non servono neanche a chi li pronuncia, perché non chiariscono, arrivo a dire non provocano neanche più, non hanno ritorni. Giorgio Meloni dovrebbe ricordare, tu hai fatto bene a ricordare che ha vinto le elezioni e le ha vinte nettamente con una coalizione di destra, e le ha vinte nel momento in cui ha ridotto gli slogan e ha cominciato negli ultimi 6 mesi a sembrare una donna di governo, gli hanno riconosciuto in molti. Poi ci puoi non piacere alcune cose che fa o altre cose che fa, alcune le abbiamo viste anche oggi, ma non c'è dubbio che lei è la prima che dovrebbe sapere che comportarsi e parlare seriamente senza slogan e battute alla fine paga. Qui c'è un signore con i capelli un po' colorati che si chiama Trump, che l'ha imparato a sue spese anche ieri, ma ne parliamo. Rapidi, De Angelis, Teccia. Io non so se sia la Repubblica delle banane, è certamente evidente la Repubblica dei populisti, no? Guarda la differenza, guarda le prime misure, sono tutto uno spot. Allora tu hai lo Stato gendarme con quelli che fanno i rave. Beh, o con sull'economia i migranti. Però mica tanto, tant'è che anche nell'incontro oggi pomeriggio con i sindacati stessa Meloni ha detto che la situazione è dura e difficile, dove i sindacati sono disponibili ma guardini. Dov'è il populismo? È in una diversa idea dello Stato a seconda della curva che devi aizzare. Lo Stato gendarme sui migranti e sui rave, lo Stato complice degli evasori e di quelli che usano il nero aumentando il tetto del contante, lo Stato leggero con i Novax, che è uno schiaffo in faccia alla grande maggioranza degli italiani che con sacrifici hanno fatto quello, e ancora una non parola chiara sul dossier di governo principale su cui aveva fatto delle promesse in campagna elettorale, che è la questione delle disuguaglianze sociali. Oggi l'incontro è stato evidentemente interlocutorio, però che cosa ha fatto di politica economica? Ha accettato il vincolo esterno la Meloni. Cioè, la Meloni che cosa sta facendo? In Europa accetta il vincolo esterno per legittimarsi, non c'è sforamento, c'è l'accettazione di tutte le compatibilità, il rispetto, eccetera, e in Italia invece ci sono queste misure spot a favore di elettorato. E però a furia di dire che sono misure spot, Laura Tecce, insomma, ci sono queste, quindi è esatto. Non sono destra spot, di Giorgia Meloni, misure che di un governo cerca di attuare delle politiche con la sua visione, che non è uno Stato gendarme, ma è uno Stato che punta sulla legalità. Cioè, dal mio punto di vista, tentare di legalizzare una situazione di palese illegalità, come è un'occupazione abusiva, come il rave, non è uno Stato gendarme, è uno Stato che applica e tenta di far applicare le regole. Bastavano e così le norme come, che c'erano, però, mia, non ti ho interrotto, però anche se hai usato dei termini terribili dal mio punto di vista, perché Stato gendarme, aiuto agli evasori, cioè, non è così. La destra è ordine, disciplina, legalità, quindi come può aiutare gli evasori o pensare di agevolare gli evasori? Non lo sta facendo. Il contante, anche io ero qua con voi una sera, parlavamo proprio, era il tema della serata. Guarda, non aiuta, cioè non, sono cose non necessariamente legate. Spot, l'ultimo poi documento vai sul sito Banca Italia, l'avevamo già citato. Però parliamo adesso del esatto, contante. Non torniamo sul contante, tu l'hai diciamo citato. Che diciamo che io, guarda, l'appunto che posso fare è alcune leggi, questo sì, alcuni decreti, perdonami, vanno magari prima scritti di essere licenziati. Magari andrebbero, come dire, accuratamente, un po' più rivisti scritti accuratamente. Meglio. Sì. Diciamo. Questo sì, non posso negarlo, ovviamente. Cioè, ma sul fatto del gendarme, no, è semplicemente uno Stato che vuole applicare la legalità, ecco, punti di vista. Professoressa, cioè, io credo dal punto di vista degli italiani che l'hanno votata, sia degli italiani che l'hanno votata, appunto, di quella parte, sia assolutamente soddisfatto di queste misure. Poi, ragazzi, sta da 10 giorni, insomma, non è che Rosy Braidotti, magari. Che in fondo pretendere il rispetto della legalità, legge e ordine,
non c'è niente di male. Poi violandola nei posti, però violandola nei posti. Insomma, stanno violando la legge. A mio avviso, però, c'è un discorso che criminalizza in maniera costante l'opposizione, nel senso che tutti i valori civici d'improvviso sono di destra e la sinistra nemica dell'Italia, nemica della legalità. Insomma, queste sono delle caricature. A me dà l'impressione di non aver veramente voglia di governare tutto il paese. Dice Laura Tecce che la sinistra in Italia è più lassista. Fermo più lassista, come se anche siamo meno patriottici, perché crediamo invece ai valori civici cosmopoliti. Questi sono degli stereotipi che appartengono al secolo precedente. C'è tutta un'altra sinistra che sui valori fondamentali, civili, diritti umani e un'accoglienza veramente, che è anche utile all'economia, quella sinistra c'è, secondo me, la maggioranza del paese. Ma il fatto che la Meloni non tenta neanche di accaparrare quel tipo di elettore, parla veramente all'interno del paese per i suoi gruppi, e fuori è una draghiana di destra, come abbiamo già detto. Quindi io non so se lei ha intenzione, la Meloni, di diventare una vera statista capace di traghettare il paese verso una nuova fase, che potrebbe essere al di là di destra e sinistra, se ne parla da decenni, o se invece una leader settaria che vuole portarci indietro a Dio, patria e famiglia, perché questi due aspetti, il conservatore e il reazionario, si alternano in questo doppio binario e creano una grande confusione. Io spero che diventerà una grande statista, ma deve smettere di parlare un po' così a vanvera, insultando sempre tutti quando parla, perché allora, la sinistra è un valore storico. Ma cosa si è sentita insultata lei? Mi perdoni, da cosa? Voglio andare però da Beppe Severnini, che ci racconta degli Stati Uniti e delle elezioni di medio termine. Sappiamo più o meno com'è andata, adesso ce lo spieghi meglio. Chi sicuramente non è diventato uno statista è stato Donald Trump, su questo diciamo non c'è ombra di dubbio, ma il trumpismo, che doveva sfondare anche in queste elezioni di metà mandato, in realtà avanza ma non sfonda, è così, correggimi se sbaglio. E c'è una lezione per l'Italia da queste elezioni? Certo che c'è una lezione. Tanto cominciamo a dire cos'è accaduto. È accaduto che questa onda rossa è il rosso è il colore dei conservatori in America, la chiamo Red Wave, quindi l'onda rossa, non è arrivata, è stata un'ondina. Fate conto che nelle elezioni di metà mandato i presidenti in carica perdono sempre molti seggi. Fate conto, Truman ne perse 53 solo nella Camera dei Rappresentanti, Clinton 54, Obama 63, Biden ne perderà molto meno. Tutti si aspettavano che sarebbe democratici spazzati via. Non è accaduto e credo che debbano ringraziare Trump, perché Trump è stato talmente radicale in questa campagna. Fate conto che lui ha appoggiato solo i candidati che si classificavano come election deniers. Traduco, coloro che negano le elezioni, cioè per essere appoggiati da Trump dovevano dichiarare che le elezioni del 2020, in cui Trump perse con Biden, erano state rubate. La gente lentamente si sta facendo furba. I democratici hanno trovato anche un po' di coraggio e un po' di stimolo. Poi Biden è stato anche attento su qualche particolare, le spese farmaceutiche per le famiglie, altre questioni, i crediti per gli studenti, però non abbiamo il tempo di entrare nei particolari. La verità è che oggi, vi assicuro, io voglio bene all'America, c'ho anche qui America e Italia, ma oggi si sentiva un sospiro di sollievo, perché probabilmente Trump, con quello che è accaduto ieri, non sarà il candidato nel 2024, sarà un altro che i democratici non voteranno, ma è probabile che noi non vedremo Trump nel 2024 grazie a quello che è successo ieri. Vedremo magari Ron DeSantis, che è di origini italiane, che è il governatore della Florida, che è tutta un'altra cosa. E allora Trump assomiglia alla Meloni di 5 anni fa, De Sanctis assomiglia a Giorgia Meloni di 5 mesi fa. E secondo me avrà possibilità De Santis di sostituire Biden, secondo me, se si comporterà seriamente. È molto importante la giornata di ieri in America, perché erano molto spaventati. Sono assolutamente d'accordo con te sul
governatore riconfermato repubblicano trampiano De Santis in Florida, tutto da vedere insomma su quanto possa essere diverso da Trump. Sicuramente il suo stile, ecco, sicuramente lui non dà dell'animale alla Presidente della Camera Nancy Pelosi come ha fatto ancora Trump l'altro giorno. Però De Angelis e anche Laura Tece, vi interpello entrambi, cosa dicono queste elezioni americane a Giorgia Meloni, la quale, ricordiamolo, 2 anni fa ha detto che in Italia andava importata e che lei avrebbe importato la ricetta di Donald Trump. Due titoli. Dicono molto al PD, nel senso che esiste ancora l'Occidente ed esiste ancora un pensiero democratico in grado di contenere il populismo, perché il populismo chiama spesso a una radicalizzazione della sinistra. Biden è l'opposto di questa radicalizzazione. Avremmo detto una volta, sa tenere insieme riformismo e radicalità. Ha vinto nonostante la guerra, l'inflazione, poi si può discutere la campagna elettorale, più o meno azzeccata, eccetera. La Meloni sta in un evidente paradosso, diciamo, rispetto all'America, perché il suo vincolo esterno coincide con, diciamo, la posizione di Biden, diciamo, sull'Ucraina, mentre nei conservatori, come Beppe Severinini insegna, c'è una dialettica, no, tra Trump e l'altro pezzo di partito conservatore. E io credo che tenere quel vincolo esterno americano e tenere quel vincolo esterno europeo, questo doppio vincolo esterno, è un elemento di forza invece della Meloni, che gli consente, diciamo, una maggiore solidità politica, molto di più delle sceneggiate che fa di qua, di cui abbiamo parlato prima. Laura Tece? Sì, io penso che Meloni sia riuscita a fare quello che i repubblicani americani avevano sperato, auspicato, che facesse una volta eletto Trump, cioè moderarsi, darsi una calmata, detto in termini semplici. Quello che è successo lì a Capitol Hill, secondo me, è stato il punto di non ritorno, no? Secondo me è stato quella la cesura. 6 gennaio del 2021, certo, l'assalto al congresso americano, e Trump non ha fatto sostanzialmente non solo niente per fermarli, ma anzi. Quello lì secondo me è stato un punto di cesura abbastanza netto, e poi il complottismo, insomma, alimentato anche dal complottismo, dalla vicinanza con Putin, anche abbiamo visto settimana scorsa, sono uscite delle nuove rivelazioni sul fatto. Quindi Giorgio Meloni farebbe bene a dimenticarsi di Trump per sempre. Insomma, i modelli potrebbero essere altri. Potrebbero in questo momento, altri. Diciamo che fossi lei, cercherei altri modelli più attuali, magari questo nuovo emergente, De Santis. Rosy Braidotti, le elezioni americane ci hanno anche forse insegnato che bisogna maneggiare con cura i diritti umani e i diritti diciamo anche della comunità e delle comunità di chi è diverso, delle minoranze. È una lezione in questo senso anche per l'Italia, perché ricordiamolo, in queste elezioni di medio termine il fatto che da poco sia stato sostanzialmente vietato in tantissimi stati americani il diritto all'interruzione di gravidanza ha inciso molto sul risultato elettorale. Certo, sono d'accordissimo con la Tece sulla direzione che deve prendere la Meloni al di là del trumpismo. Certo. Grandissima mobilizzazione delle donne, del popolo LGBT, dei giovani. Sono l'altro elemento importante di questa campagna, l'abbiamo seguita un po' noi universitari con grande passione e con grande sostegno. Ottimi risultati, soprattutto quello del Kentucky, dove sono riusciti a ribaltare il tentativo di abolire il diritto all'aborto, comunque risultati ottimi in Vermont, Michigan, California. Ovviamente questo dimostra quello che cercavo di dire prima, che esiste una sinistra diffusa, nel senso distribuita in tutta la società, con dei valori fondamentali di libertà, di dignità, di diversità. E questa non è che sia contenuta in un unico partito, anche se il sistema americano funziona a due. Pensando al sistema italiano, si può distribuire su parecchi agenti, fattori, partiti politici. Quindi è un momento molto politico, non è la fine della crisi, secondo me dà speranza per le mobilitazioni femministe LGBT. Ed è una lezione per tutti, i sovranisti, i populisti, i governi di destra. Voi non potete governare contro queste cose qui. La maggioranza dei cittadini e delle cittadine non torna indietro sui diritti civili. Sui diritti civili. Assolutamente no. Non
Iran, anche il contrappeso dei diritti sociali. Sono la stessa cosa, due risvolti della stessa medaglia. Quindi per noi un grande risultato, speriamo bene per il 24. Allora, e adesso guardiamoci il punto di Paolo Pagliaro, perché c'è una emergenza che Italia e Stati Uniti stanno combattendo insieme. Guardate. L'UNESCO fa sapere che i ghiacciai italiani delle Dolomiti, come quelli del Kilimangiaro in Tanzania, fra 30 anni non ci saranno più, cancellati dal riscaldamento globale. La tragedia del luglio scorso sulla Marmolada è stata la prova generale di ciò che ci aspetta nel prossimo futuro. Alla conferenza sul clima in corso a Sharm el-Sheikh in Egitto, il segretario generale delle Nazioni Unite ha detto che l'umanità corre il rischio di un suicidio collettivo. E per la prima volta ha proposto un elenco delle perdite e dei danni causati dai disastri climatici. Nell'elenco, con le devastanti inondazioni che hanno colpito il Pakistan o gli uragani sulle coste degli oceani, ci sono anche altri fenomeni che abbiamo recentemente toccato con mano, come gli effetti delle ondate di calore e della siccità in Europa. In questi giorni il Servizio Studi della Camera ha dedicato alla conferenza sul clima un esauriente dossier dove sono tra l'altro riassunti gli impegni del nostro Paese. Una riduzione del 55% entro il 2030 delle emissioni di CO2, un crescente apporto delle energie rinnovabili alla generazione elettrica, un maggior ricorso al traffico su rotaia, l'uso di carburanti a minor impatto, l'azzeramento del consumo netto di suolo, il potenziamento delle infrastrutture idriche e delle aree protette. Un altro utile vademecum per avvicinarsi informati ai temi di cui si discute in questi giorni a Sharm el-Sheikh è il libro di Roberto Venafro intitolato Un mutamento reversibile, pubblicato da Gangemi con prefazione di Luca Mercalli. È stato presentato in un luogo, il Parco Naturale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi, che è una porzione del mondo come vorremmo fosse custodito. Siamo in chiusura, grazie professoressa Braidotti, grazie Beppe Severnini, grazie Laura Tecce, grazie Alessandro De Angelis. Grazie a te. Grazie spettatrici e spettatori, adesso restate con noi perché c'è Andrea Purgatori con il suo Atlantide dal titolo Liberate il Duce. State con noi e noi come sempre ci vediamo domani alle 8:30. Arrivederci.